La chiusura delle attività, tra cui soprattutto la ristorazione e le limitazioni agli spostamenti, hanno causato una grande sofferenza, soprattutto a quei settori i cui ritmi non li può dettare la legge, ma li detta la natura. I ritmi di natura non si comandano, noi non abbiamo potuto fermare i nostri animali, le nostre produzioni, abbiamo continuato, ci siamo reinventati o abbiamo aderito alle consegne a domicilio e adesso finalmente siamo riusciti a riaprire i nostri mercati. I clienti affezionati che si incontrano al mercato, soprattutto gli anziani con cui scambiare due parole, sono questi i clienti che questa domenica gli agricoltori hanno ritrovato in piazza. La vendita a domicilio si basava più tanto su una pubblicità sui social, però abbiamo riscontrato che tante persone, magari la persona più anziana, questi metodi non li usa, preferisce venire ancora al mercato e avere il contatto diretto. È stato un periodo pesante, quindi per le aziende agricole, un periodo che ha pesato molto sui bilanci aziendali, ma le coltivazioni, proprio perché la natura segue i suoi ritmi, non si sono mai fermate. E i lavori sono stati fatti, abbiamo avuto delle difficoltà per le varie questioni che tutti conosciamo, però sia dagli orti alle piante, piante da frutto varie, i piccoli frutti stanno partendo con i lamponi, con i mirtilli, le ciliegie sono in piena produzione. Le vendite a distanza hanno salvato il settore durante il lockdown, ma le aziende agricole, alle prese con costi di produzione, di personale, affitti e mutui, per guardare avanti, ora hanno bisogno di una rinnovata fiducia da parte dei consumatori. Come vede è un po' fiacca, ma non tanto per noi, perché noi sinceramente abbiamo lavorato anche durante il periodo con le consegne a domicilio e anche con un po' di clienti. Il mercato invece è ancora molto cioè la gente no, o non si fida o comunque non esce, poi è un po' contingentato. È difficile, cioè come vede anche la piazza non è tanto piena. La campagna, soprattutto in questo periodo, ha molto da offrire e chi coltiva la terra e l'orto conosce bene le fatiche che difficilmente riescono a venire ripagate. I sacrifici ci sono, dopo se guardi quello che prendi, se riesci a prendere 1 euro all'ora è che già grazia ricevuta. Certo, se uno gli piace continua, altrimenti avrebbe già smesso di un po' perché di rese non, la campagna non è che rende. I costi sono molti e sono fissi, mentre i raccolti dipendono da molti fattori. Adesso il miele di acacia è già quello nuovo di quest'anno, abbiamo il tarassaco e l'acacia, già una produzione nuova, gli altri sono ancora quello che è rimasto dall'anno scorso, che è stato un anno disastroso. Quest'anno abbiamo iniziato per fortuna bene, le api sono andate avanti. Quanto durerà la ripartenza dipenderà dall'atteggiamento responsabile di tutti. Vediamo che adesso con le nuove aperture di iniziare un po' a vedere qualcosa che si muove e che la gente capisca che deve stare un po' ancora attenta e non sbizzarrirsi come era prima.